L'idea è quella di aumentare il livello dell'energia, di aumentare il livello dell'esecuzione dei nostri giochi in attacco e anche la determinazione e la personalità di quando attacchiamo. Poi sicuramente abbiamo fatto delle cose difensive, delle scelte, ma sai, le scelte le fanno tutti, poi possono essere più o meno giuste, ma hanno un valore dal mio punto di vista relativo. Il valore più importante, soprattutto con quest'ultima generazione di giocatori italiani, con rispetto di tutti, è che bisogna avere personalità nel momento in cui si attacca, nel momento in cui si vuole vincere, non si può vincere solo difendendo. Bisogna anche attaccare, bisogna fare canestro e in un caso che giocatori come Giachetti, che spero che non si offenda perché ne ho un'enorme stima, come Jacopo, sono ancora molto protagonisti e quasi sembra ogni anno sempre più protagonisti perché manca un po' di personalità nei ragazzi giovani nell'essere aggressivi da un punto di vista offensivo. Ecco, quindi la domanda, risalendo alla domanda, quello che stiamo cercando di fare è di dar fiducia ai nostri ragazzi, di fare in modo che siano in campo per fare dei canestri, non semplicemente per tirare o muovere la palla o essere delle sponde, perché questo posso dire ancora quando ero a Biella, che sono passati tanti anni, abbiamo un gruppo di ragazzi italiani molto giovani. Credo che se questo debba essere il campionato degli italiani, debba esserlo in tutti i sensi, cioè devono essere protagonisti, non devono essere delle sponde, non devono essere un numero al servizio di altri giocatori. Quindi, rispondo dicendo, stiamo cercando di aumentare intensità, velocità di esecuzione e personalità nel momento in cui vogliamo tirare, che può anche essere definita come decisione quando tiriamo. Tiriamo per far canestro, poi è chiaro che si può sbagliare, ma vogliamo tirare per far canestro. Dopo una partita così c'è solo da stare muti, abbassare le orecchie e allenarsi meglio di quello che abbiamo fatto finora. Veramente non so cos'altro dirvi. Abbiamo fatto fare 96 punti a Orzinuovi e il commento mio è già finito. Loro hanno tirato 40 tiri liberi, che sono un'enormità, ma non sto accusando tra le righe gli arbitri, assolutamente, è colpa nostra che non teniamo nessuno e poi dobbiamo far fallo per rimediare. È una partita incommentabile. Quindi veramente non so cosa dire. Fai 92 punti in casa e perdi, devi essere proprio bravo. Io credo che non l'abbiamo mai avuta in mano. A me mi piace essere molto realista e quindi non l'abbiamo mai avuta in mano. Orzinuovi ha vinto meritatamente, non mi ricordo un momento della partita in cui mi sono sentito di avere la partita in mano, gli abbiamo dato troppa confidenza sin dall'inizio e il problema è stato questo. Loro hanno preso fiducia, poi bravi, non hanno sbagliato veramente niente, hanno fatto anche dei tiri difficili, ma cosa vogliamo trovare? Degli alibi, delle scuse? Abbiamo preso 96 punti in casa. Non voglio nessun tipo di alibi. E io ti sto dicendo che sono due cose diverse, perché Ravenna è prima in classifica con 6 punti di vantaggio, vince ovunque e vince con tutti. Noi a Ravenna ci abbiamo provato per quel che potevamo e non ci siamo riusciti, complice anche una partita dove abbiamo fatto, se non ricordo male, il 18% da 3. Quindi c'è stata una concomitanza di cause prima su tutti che Ravenna sta rullando tutti. Questa è una partita diversa, questa è una partita che non ti puoi permettere se vuoi avere delle ambizioni. È che ci abbiamo battuto la testa, tanto non punto il dito contro nessuno, lo punto contro me stesso e basta. Ci abbiamo sbattuto la testa, colpa mia. No, da domani. Da domani è meglio che ci vediamo e cominciamo a lavorare perché oggi abbiamo dimostrato di aver bisogno di lavorare. Si prendono gli onori. E si prendono giustamente quando le cose non vanno, si abbassa le orecchie e si lavora. Io la vedo così.